Ora sulla destra per Barella, c'è spazio per avanzare, Barella, il cross in mezzo, non era male, però non abbiamo uomini lì, poi Barella finta su Rogerio e guadagna un fallo laterale. Pronto Gagliardini, eh? No, come? Sì, sì, sta entrando. Ecco. Esce Barella, esce entra Barella. Gagliardini. Mi hanno sentito. Non volevo tramortirti lo salutizio. Mi hanno sentito, Ezio, mi hanno sentito dire che Barella è un sottovalutato fuori. Cioè, ma tu e Filippo siete collegati la caccia. Tu e Filippo siete collegati con la panchina. Perché è la terza volta che. No, io Gagliardini non frente a mai, quindi è impossibile. No, ma però Danilo aveva appena chiesto la sostituzione di Barella. È solo Gagliardini. Sì, ma Barella lo lascio in campo tutta la vita. Ora Dumfries, posizione di cross, c'è spazio, si fa chiudere, poi arriva il cross sul secondo palo, mette fuori Sassuolo, recuperiamo noi? Sì, con Darmian. Sì, perché Darmian, Mkhitaryan, Ciala, attenzione che non perdere la palla all'indietro. Torniamo su su Bastoni che prova il lancio, sventagliato per Darmian, ottimo. Lautaro, qua spazio per sparare, poi serve Dzeko che si dà fastidio con Mkhitaryan e prendiamo e perdiamo il pallone. Devi fare fallo adesso, Dzeko non fa fallo. Attenzione a Pinamonti, non marcarlo da lì, Dumfries, poi va in chiusura Skriniar. Eravamo in due al limite dell'area di rigore, ci siamo tolti la palla da soli. Ci siamo tolti la palla da soli, ma anche qua Lautaro aveva la palla al limite dell'area di rigore e se l'è allungata di 2 metri. E poi Mkhitaryan e Dzeko hanno fatto la frittata finale. Ancora Sassuolo, prova il tiro altissimo sopra la traversa. E il tiro non l'ho visto di chi. Luca chi è? A Rui. No. Grazie al tiki taka per gli altri, non c'hai neanche il colore della maglia giusta per fare il tiki taka, porta a casa la partita. Comunque, non se per Gagliardini, no, l'unico pericolo che non c'è il tiki taka. Non per difendersi il giocatore dell'Inter, però l'involuzione è anche dovuta proprio al fatto dell'atmosfera che si sta respirando come Barella, perché è riconoscibile. Ma non c'è più pedalatori ancora lì? Lui. No Paolo, era in due. Come diceva Iannacci. Non c'è più pedalatore in panchina? No, non abbiamo quasi più niente in panchina. Ora cioè, Darmian fallo. Bosens e De Vrij. Sì, lui... però De Vrij dopo l'ultima volta con l'Udinese che me lo fa entrare a 5 minuti alla fine scombinando tutta la difesa e prendiamo il gol del 2-1, meglio lasciar perdere. No. Luis, tu cosa ne dici? Se lui è lì in per lui, che venga chi risponde. Dove va Gagliardini? Ma stai lì dove? Erano in due, sì. Daghela, no? È vero. 86 di gioco, entriamo adesso nell'87esimo, lancio lungo di Bastoni a cercare la testa di Gagliardini, poi recupera Ciala, Lautaro non può arrivare su questo pallone, non era buono il pallone del turco, ancora Darmian all'indietro, Skriniar, Gagliardini va a prendersi la palla sulla destra, un po' di spazio per stoppare e girarsi, serve corto Dumfries che può andare sulla destra, ottimo il pallone per Dzeko che non è in fuorigioco, dalla destra, dalla Gagliardini! E non era male il tiro di Gagliardini. Era comunque a giro con l'interno destro a uscire, quindi sarebbe stato difficile per Consigli arrivare sul pallone, anche se la velocità del tiro non era sicuramente importante, però Ferrari è sulla traiettoria e con il ginocchio la devia in calcio d'angolo. Inter che rimane davanti, corner dalla destra. Voglio vederti se segna Gagliardini. Ma esulto come un pazzo se segna Gagliardini. Cioè, sono solo felice per lui e per me. Çalhanoğlu dalla destra. Tutto pronto per il cross, arriva il cross, mette fuori la difesa del Sassuolo, poi sbaglia tutto Darmian, attenzione alla ripartenza del Sassuolo, non c'è neanche fallo, Mkhitaryan devi andare indietro adesso, pallone all'indietro, facciamo passare qualche secondo, Bastoni, dove va? Bastoni dove va? Indietro, no, falle uscire di là. Mkhitaryan, Acerbi. Si alza Pinamonti. Quanti minuti di recupero vi aspettate? 4 minuti. 4. Bella. Bello. Si capisce Gagliardini con Lautaro, potevamo ripartire, poi Skriniar. Boom, in anticipo, mamma mia, ma che fa fallo. Calcio di punizione da dietro per il Sassuolo. Qua anche qui era giusta la palla di Lautaro. Spalle alla porta, riceve la palla in verticale con l'uomo dietro, fa la sponda per Gagliardini. Gagliardini deve stargli dietro. Ha preso la palla Skriniar qua. Qua ha preso la palla piena. Lo spingi. Poi non so se con le mani ha spinto un pochino, però. I piedi. È girato. Hanno preso la palla. Ma è diventata la danza. Chi è stato ammonito? Penso Inzaghi per. No, non lo so. È entrato uno per la palla questa. Sarà un grandone lì. È entrato un giocatore del Sassuolo che è? Traoré? No, chi è? No.
No, il 44. Vabbè. Punizione per il Sassuolo, attenzione. Laurenté sul pallone, anche Lopez. Tre soldi. Porto. A posto di Ferrari. Per sì. Ferrari. Ah, palla larga per Rogerio. Arriva il cross nostro, rimessa dal fondo. Era troppo lungo. Rimessa dal fondo. 1:20 al 90esimo, poi aspettiamo il recupero. 1:20, anzi adesso 1:10. Onana con calma va a prendere la palla. Ha fatto entrare il giocatore prima che uscisse Ferrari. Tre soldi prima che uscisse Ferrari. Boh. Comunque, 1 minuto al 90esimo. Ma quello lì è fuori o è dentro al campo? No, fuori, Ferrari fuori. È uscito. Ha munito Inzaghi. Ha munito Inzaghi. Ha entrato quello Inzaghi. Forse ha protestato sul fallo di Skriniar. Probabile. Sempre preso il gioco. Ferrari è uscito per campi. A protestare, a lamentarsi. E vabbè, dai, Dani, lo fanno tutti sta quello Inter, su. No? È Inzaghi. No, ma sto parlando del caso specifico. Ferrari è uscito perché aveva dei crampi. Almeno così si è visto. Noi, no, loro. Palla laterale per il Sassuolo, 30 secondi al 90esimo. Palla all'indietro. Niente, non vedo nulla. Ok. Ora consigli. E indietro lascialo andare, dai. Palla sulla destra. Ancora a Rui. Largo. Mkhitaryan non riesce a fermare l'avversario. Ora sì, dovrebbe aver guadagnato anche fallo laterale. No. Fallo laterale a favore del Sassuolo. 7 secondi al 90esimo. Certo che l'Inter direi azioni pericolose nel secondo tempo, credo proprio quelle del gol. Sbaglia tutto! Lautaro no. Se ne accorge tardi, va in chiusura a Rui e riparte Lopez. È partito, il pallone di tre soldi era per nessuno, in mezzo al campo. Lautaro ha dato per scontato che ci fosse un giocatore del Sassuolo. È ritardo, quello dell'Inter, se no le prendeva nelle erano tutti imbambolati. Se ne è accorto dopo Lautaro, se Lautaro si fosse accorto subito che lì non c'era nessuno andava in porta. 90 minuti e 20 secondi, mancano 3 minuti e 40 perché si va avanti fino al 94esimo, 4 minuti di recupero concessi dall'arbitro, fallo laterale per l'Inter, zona difensiva di destra, Dumfries, palla alta, cercare Dzeko, anticipato, fallo laterale per l'Inter, bravo Dumfries a far scorrere il pallone su Laurenté. Adesso tanto palla lunga e pedalare. Sì. Dionisi discute con Dumfries. Verso il calcio d'angolo vai. Si lamenta per il tempo perso. Verso non mi sembra il calcio così d'angolo. Lautaro anticipato. Recupera ancora il Sassuolo. Buono, nostro. Fallo laterale per l'Inter. Bandierina. Inzaghi a Satana. Sto pallone, portalo sulla bandierina, no? È quello che vuoi. Ci sei la difficoltà a arrivarci alla bandierina. All'angolo. 91 minuti, 10 secondi, 3 minuti. 2 minuti e 50 alla fine, lancio lungo, Lautaro va a cercare Dzeko al limite dell'area, a non tirare, tira, Consigli tocca, corner, il tiro non era facile, controbalzo di sinistro, bene, la palla centrale, Consigli non è si gassato, fida. Esatto, ha fatto due gol, va bene, dai. E mette in calcio d'angolo, buono, comunque il tiro di Dzeko non era facile da fare, il rischio era di tirarlo in tribuna o di ciccarlo. Con calma, Çalhanoğlu ovviamente si avvicina alla palla, non ha fretta. Ma deve andare uno lì con lui che gliela tocca e fanno un po' di casino lì nella bandierina. Luca Sassuolo dopo aver preso il gol mi sembra abbia accusato il colpo. Come dicevo prima, l'Inter si è resa pericolosa proprio solo nell'occasione del gol e del resto non è che abbiamo rilevato altre azioni. Si sta qui dentro, vai lì che non può andare fuori lui gioco, e deve stare a 9:15. 92 minuti. Non si è più giocato. 92 minuti, pallone all'indietro. Più indietro. Mkhitaryan, tocca per Ciala. Ciala ancora per Mkhitaryan. Si va dall'altra parte. Più indietro. Acerbi. Non finisce il campo. Onana, 1:40 al termine. Onana, stop al pallone all'interno dell'area. Lancia lungo. Ancora falli venire, dai. Stacca al centrocampo. Sì. Palla, porta palla per Dumfries. Hai visto? Un attimo, calmi ragazzi. Fallo laterale. Bravo Dumfries che protegge il pallone, 1:20 alla fine della partita. 1:15, fallo laterale per l'Inter. Deve andare sulla riga. Zona offensiva di destra. Si incarica della battuta Denzel Dumfries. 1:08, lancio molto alto a cercare Lautaro, pallone che Lautaro riesce comunque a colpire di testa, ma non riesce a guadagnare il fallo laterale, 60 secondi alla fine della partita. Fallo laterale per il Sassuolo, zona difensiva. Tre soldi, cambia tutto, sbaglia, recupera Mkhitaryan,
sulla fascia di sinistra, va a cercare Dzeko, dà la palla Dzeko, Çalhanoğlu trova il corridoio per Mkhitaryan, c'è fallo, bravo Dzeko, c'è fallo, calcio di punizione, qua noi dobbiamo finire la partita. Finita, invece sì. Qua dobbiamo finire la partita. Sua porta. Sono tre punti pesantissimi questi, perché 30 secondi alla fine. Barcellona dopo domani o quando? Tre soldi ammonito. Venivi dalla Roma, venivi dal Barcellona che l'hai raccattata in qualche maniera, questi erano tre punti. Te l'ho detto prima Danilo, quando hai un momento così, portare via i tre punti è l'unica cosa che conta, perché tanto poi ce la dimenticheremo. 93 minuti 46 secondi, punizione per l'Inter, passaggio tocco a Onana, dai. Sì, tocco corto, ma poi in teoria deve fischiare, perché la prima è finita, non c'è recupero su un fallo. Fallo il passaggio a Onana, dai. È scaduto adesso il tempo di gioco, i 4 minuti di recupero sono finiti. Ti scambia la porta, no? Punizione per l'Inter, tre quarti di sinistra. Io non azzarderei la punizione in area, ragazzi. Un minuto in più te lo dà, perché 94 minuti. Ho capito, però il fallo l'abbiamo subito noi. Nel momento in cui l'azione finisce, fischia. Tocca sulla sinistra Dzeko. Ma portala sulla bandiera. Prova il dribbling, guadagna un fallo laterale. No, il fallo laterale del Sassuolo, però siamo già a 94-30. È finita! È finita! Vittoria fondamentale questa! Non si poteva più sbagliare! No. Non siamo ancora brillanti, ma questa è una vittoria fondamentale! Fondamentale! Dai ragazzi, dai! Doppietta di Dzeko, 2-1 Sassuolo. Dai ragazzi, forza, bravi! Va bene, questa è la classifica con l'Inter che va a 15 punti, supera la Juventus, dai. Più 2, si porta a meno 2 dal Milan, insomma riprende un po' di fiato dopo la sconfitta. Bravi con la Roma. Io direi che il... Questi numeri, bravi. Grazie alla regia. L'aggettivo è un po' generoso, bravi. Bravini, dai. Partita così, arraffata in qualche maniera, ma come dicevi, come avevo già detto casa, io, dai. Tre punti importanti, tre punti pesanti, ragazzi. Quello che conta in venivi, questi ripeto, dalla Roma, che venivi dal Barcellona che avevi raccattato in qualche maniera, dopo domani c'è ancora Barcellona, per cui l'ambiente era un po' così e così. Presi tre punti in trasferta lì a Sassuolo, è mai stata facile per l'Inter, mi pare di ricordare. Sì, è una squadra che è rognosa, queste squadre. No, eh? Poi sai cos'è? Che dopo il pareggio loro, considerando il momento nostro, il rischio era, ok, ci hanno pareggiato, quando prendiamo gol, boom, noi crolliamo. E invece, cioè, complice Consigli, però è anche vero che Consigli, secondi prima salva sull'Autaro. Secondo me Consigli non ha assolutamente colpa sul secondo gol, è stato uno sbaglio di Ferrari che si è fatto bere da Dzeko. Poi tra l'altro l'Inter deve ringraziare Dzeko, a 36 anni riesce ancora a risolvere queste partite, per cui c'è da fare una riflessione su questi Inter che abbiamo visto questa sera, secondo me. Ovvero? Nel senso che comunque non credo che sia una squadra che possa così vivere di questi espedienti, cioè non ha gioco, non ha magma, e sono venuti fuori quei due gol grazie appunto al 36enne che ha in rosa, che non dovrebbe neanche essere il titolare. È proprio per questo che tre punti, come ha detto Filippo, sono fondamentali, perché quando in queste tra virgolette condizioni, perché non è poi una situazione drammatica, sicuramente abbiamo visto poco gioco, abbiamo visto poca brillantezza, ma alla fine tutto questo ce lo dimenticheremo, andiamo a guardare la classifica. E poi l'allenatore dopo una vittoria così affronta con tutto un altro spirito in questi giorni di avvicinamento a Barcellona. Ma tutto l'ambiente, l'ambiente. Cioè un conto è reagire quando giochi male e perdi, un conto è reagire quando giochi bene e comunque la partita la porti a casa, su una trasferta difficile. Alla vetta, affronti questa partita di mercoledì con un altro spirito, piano piano, perché le cose, una squadra di calcio quando viene quel momento che non va, di un giorno per l'altro non la sollevi, non esiste, hai bisogno dei risultati. Noi giocando più o meno così, sono quelli che ti danno lo spunto per tirarti fuori in certe situazioni. Noi giocando più o meno così, anzi peggio. Però con la Sampdoria avessimo preso i tre punti, non dico che la nostra classifica sarebbe completamente cambiata, ci mancherebbe, siamo lontani. Però vieni via da certi campi con i tre punti, punto, basta. Poi, io sono un risultatista credente. Poi il signor Inzaghi può essere che ci smolli il frasone che ha pronunciato qualche tempo fa, io sono orgoglioso, dove vado io porto ricavi e trofei.
Ha detto? È vero, due trofei avete portato a casa. Dire, ma quali trofei? Io credo che non abbia più ricordi. La Coppa Italia non esiste. Allora, ma negli anni in cui c'era il dominio Juventus... Non esiste nemmeno la Supercoppa, perché su una gara sola non viene considerato trofeo. Vabbè, è sempre un trofeo. O vi devo dire tu, è sempre un trofeo. Poi negli anni dove c'era il dominio della Juve, chi è l'unico allenatore che ha vinto qualcosa in Italia? È lui. Lui. Quindi voglio dire... Non è Appendauni, il migliore e peggiore di quest'Inter deve tentare di recuperare i due giocatori che sono fondamentali per la squadra, che sono poi magari Filmi dice Lukaku e Brozovic, dopo Varela è una conseguenza, ma recuperare due pezzi così una squadra lui... al volo Dani lo farei appena. Sì, lui, hai sentito cosa dice di me Phil? Ma secco no, dare tutte a secco Cosa dice di me Phil? Dice che tiravo contro Mourinho. Un'ora fa l'ho detto. Un'ora fa. Dai, Appendau, ragazzi, abbiamo pochi minuti. Abbiamo pochi minuti. Pochi minuti. Dice vero o no? Dice secco. Secco. Dice vero o no? Tornerei sulla maglia. Secco, secco e secco. Zecco. Allora, lui si dice Zecco, dai. Zecco sicuro. Quanto gli diamo? Sì, due gol. Quanto gli diamo? 8? Sì, 7 e mezzo. 8 ci sta. Dai, 8 ci sta. È una partita così è tanta mano fare due gol. Non te l'ha chiesto nessuno. Stiamo parlando io e Luis. Dai, poi... coinvolto nella discussione. Altri positivi? Bravi. A me è piaciuto molto Ciala in mezzo e mi è piaciuto molto Mkhitaryan, entrambi in mezzo, però secondo me Dumfries va premiato, quindi Mkhitaryan... Anche Dumfries anche nel secondo tempo ha fatto molta incursione, ha tirato molto su la carretta in su. Sì, poi ha dato anche la palla a Lautaro di testa. Filippo, Dumfries e Mkhitaryan, sette entrambi. Acerbi non ha sbagliato un pallone. Però ha sbagliato un pallone. Allora, io devo mettere tre. Io sono d'accordo con Acerbi, ha giocato benissimo. Non ha giocato male neanche Bastoni, a parte un paio di disimpegni. Però il gol. Ah no, hai ragione, il gol. Ho detto una cavolata. No, hai ragione tu. Ho detto una cavolata. No, comunque metto Dumfries e Mkhitaryan. Dumfries e Mkhitaryan, con 7 Dumfries e 7 Mkhitaryan. L'Italia l'ha entrato benissimo. E poi il portiere ha smentito primo tempo Onana, secondo quelli non che mai... sostengono che Onana fa parte della categoria portieri citofono. Sì, ma poi soprattutto questa è la differenza tra vincere una partita e perdere o pareggiare una partita. Certo. Onana è nel periodo in cui doveva parare, ma non dico che ha fatto cose clamorose, però ha fatto le due cose che un portiere deve fare nel momento difficile della partita. Quando la palla del Sassuolo non passa, tu sei ancora in gioco e magari il gol del 2-1 lo fai, magari no, ma magari sì. Però un paio di interventi importanti peggiori, sai cosa vedo? Che la difesa, a seconda di chi gioca in porta, gioca in modo diverso. È vero. Io dico che quando una difesa non si guarda indietro, non ha paura, perché è tranquilla col portiere che ha, è già fa la differenza. Una grande. Quando invece è timorosa, che comincia a guardare... Bastoni 5. Barella, guardando le partite... 5 e mezzo è troppo, Barella. Guardando le partite distaccato, non tifandone per una parlata, vedi... Vado a... È che quando... mi sono dimenticato io, hai ragione. Quando manca diciamo il faro della squadra che sta mancando, che non gioca, Barella e l'altro ragazzo devono essere in due quello che portano avanti questa squadra, no? Certo. A metà campo. E se non le portano comincia a mancare quello. Allora Danilo sembra gli ultras quando non ci sono le balconate. Siccome siamo in chiusura, Danilo, e non andrò avanti di un secondo rispetto alle 5, cosa devi dire con la maglia? Non devo dire niente. Sei sicuro? È dell'Inter. Ma perché ti conosco, poi mi tieni 30 secondi. La maglia storica dell'Inter. In visione la maglia sacra del football club internazionale Milano. Adesso la mettiamo dentro la nicchia, la mettiamo dentro una nicchia e quando passiamo ci facciamo essere della croce. Allora, siamo in saluti. Io comincio a salutare Luis Suarez, è stato un piacere, Luis. Grazie altrettanto. Alla prossima, hai portato anche fortuna alla tua Inter. Danilo Saruggia, ciao Dani. Luis Suarez Miramontes, quando dice no, ma non esagerare, non è... E lui è veramente, lui secondo me è il terzo più grande giocatore nella storia dell'Inter. No, però lo dice anche quando la sviolinata lo dice anche quando è vero. Grazie Dani, lo dice sempre. Filippo Tramontana, ciao Filo. Ciao a tutti.